benedire, ti vogliamo innalzare, ti vogliamo adorare, perché desideriamo con tutto il nostro cuore che tu partecipi la tua presenza. Prepara tu stesso i nostri cuori, aiutaci in questo, Signore. Crea tu stesso l'atmosfera spirituale in ognuno di noi perché possa fluire la benedizione della tua presenza. Abbiamo bisogno che tu parli al tuo popolo, che tu parli a ciascuno di noi, che tu guidi ogni cosa, ti presentiamo la tua parola e ogni cosa che sarà fatta possa essere da te guidata, perché noi non sappiamo, ma tu sai ogni cosa, tu conosci il futuro di ciascuno di noi e dai, Signore, un progetto, un programma per ognuno di noi, ma che ognuno di noi scopra quotidianamente qual è il disegno che tu hai per ciascuno di noi. Signore, guida ogni cosa in questa mattina. Te lo chiediamo per i meriti di Gesù Cristo, benedetto. Amen. 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 Voglio leggere insieme con voi un passo nel libro di Isaia, non lo cercate, capitolo 40 dal verso 10. Ecco, il Signore viene con potenza, con il suo braccio egli domina. Ecco, il suo salario è con lui, la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano. Chi ha misurato le acque nel cavo della sua mano o preso le dimensioni del cielo con il palmo? Chi ha raccolto la polvere della terra in una misura o pesato le montagne con la stadera e i colli con la bilancia? Chi ha preso le dimensioni dello Spirito del Signore o chi gli è stato consigliere per insegnargli qualcosa? Chi ha egli consultato perché gli desse istruzione e gli insegnasse il sentiero della giustizia, gli impartisse la saggezza e gli facesse conoscere la via del discernimento? Ecco, le nazioni sono come una goccia che cade in un secchio, come la polvere minuta delle bilance. Ecco, le isole sono come pulviscolo che vola. Voglia il Signore questa mattina farci misurare con la sua grandezza, perché il nostro cuore, nel vedere la sua grandezza, la sua onnipotenza, possa esporsi in una dedicazione completa a Lui, una santa consacrazione a Lui e anche poterlo adorare come si conviene coloro che lo vedono in una misura così. Vogliamo insieme cantare per canti. Thank you.
sono nata in un paesino in provincia di Benevento. Da bambina ho conosciuto il Signore e ho iniziato a constatare la sua fedeltà, che lui era un Dio che rispondeva come i miei genitori mi dicevano, perché da bimba ebbi un problema fisico, e perdevo i capelli tantissimo e i miei genitori, dietro consiglio dei medici, mi avevano detto di consigliato di radermi a zero. La cosa mi dispiacque molto e gridai al Signore con tutto il cuore, disse: Signore, se tu sei lì Dio che mamma e papà mi raccontano, fatti conoscere. Signore, io voglio, credo che tu guarisci e credo che all'istante tu guarisci. Così è stato. Grazie a Dio ho iniziato ad assaggiare la potenza di Dio da piccola. E poi gli anni sono passati, pastore con la moglie spesso mi portavano con loro, ero solo una bambina, mi portavano ai vari culti della zona del Beneventano e io iniziavo a gioire nella presenza del Signore. All'età di circa 13 anni, in una riunione in un cinema preso in fitto dove a Benevento c'era un fratello che predicava e io guardai la moglie del fratello che predicava e piangendo disse: Signore, desidero essere la moglie di qualcuno che ti serve. E mi resi conto che stavamo cantando un cantico, il cantico era: credi in Gesù, tutto è possibile, credi in Gesù. Al momento mi venne la pelle d'oca, feci questa preghiera a Dio, poi la dimenticai completamente. Però Dio non dimentica le nostre preghiere. Mi ricordai di questa preghiera poi tanti anni dopo, quando già ero sposata con Renato, ma intanto all'età di 16 anni conobbi Renato, eravamo dei ragazzini. La cosa che mi colpì molto di lui era il suo desiderio di evangelizzare, il suo modo di evangelizzare, cosa che mi colpì perché io ero molto timida, non avevo molto il coraggio, insomma, di parlare alle persone. Poi il Signore ha operato anche in questo e abbiamo iniziato fidanzandoci a pregare: Signore, Signore, cosa vuoi da noi? Noi vogliamo servirti, però non abbiamo molto le idee chiare, siamo solo dei ragazzi, lui aveva un buon posto di lavoro. C'erano tante decisioni da fare, ma il Signore ci ha aperto una porta dietro l'altra. Dopo il matrimonio abbiamo frequentato il primo anno di scuola biblica, poi lui il secondo, siamo stati 2 anni senza stipendio completamente, ma Dio ha provveduto meravigliosamente ad ogni bisogno, è cosa che lui fa puntualmente, perché se viviamo per fede, credendo in lui, il nostro Padre è un Padre ricco in misericordia e ricco di ogni bene. Il Signore mi ha dato la gioia di avere 3 figli, adesso 22 anni che stiamo a Matinella. Il Signore è fedele, ma più il tempo passa, più voglio gridare a Dio: Signore, metti sempre passione per le anime che si perdono ed anche passione per i membri di Chiesa, per le persone che Tu mi hai messo a fianco. E grazie a Dio perché il Signore sta operando. Ultimamente abbiamo avuto una bellissima campagna di evangelizzazione, abbiamo diversi contatti e gioisco quando entro in case nuove e prego: Signore, dammi l'opportunità di entrare in tante case dove ancora non c'è l'Evangelo. Siamo fedeli al Signore, fratelli e sorelle, perché il Signore torna presto e solo quello che avete fatto per la sua gloria ci troveremo. A Lui la gloria. Signore sia lodato. È un piacere essere nella casa del Signore dove il nome del Signore è glorificato. La Chiesa di Cristo innalza Cristo. Lo Spirito Santo è mandato affinché Cristo Gesù sia glorificato. E noi vogliamo farlo con tutto il nostro cuore. Vogliamo vivere Cristo, vogliamo indicare Cristo agli altri, vogliamo vivere la sua divina e benedetta parola. Gloria al Signore. Voglio prendere il vostro affettuoso saluto e il primo culto che verrà celebrato nelle comunità da cui provengo porterò nel nome e nell'amore del Signore Gesù Cristo. Come sapete vengo dalla chiesa di Matinella, da Casalvelino, da Caverota, abbiamo queste 3 comunità, poi c'è anche altre chiese nella diaspora con fratelli. Stiamo cercando con l'aiuto del Signore di lavorare sempre meglio per la gloria di Dio. Come ha accennato mia moglie, abbiamo avuto un bel tempo di evangelizzazione, Dio ci ha tanto edificato, abbiamo avuto una campagna evangelistica con la tenda in una zona dove per anni abbiamo avuto porte chiuse, barricate in realtà,
ma Dio si è ringraziato e il Signore ci ha spalancato le porte in questi ultimi mesi, in questa stagione passata, e abbiamo avuto quindi belle occasioni di testimoniare della grazia di Dio, e più di questo ci rallegriamo perché delle anime stanno rispondendo al messaggio della parola del Signore. E ce n'è una che adesso regolarmente frequenta la Chiesa, ha altri contatti, vogliamo pregare che il Signore tocchi i cuori, e anche nella zona di Capaccio Scalo possa il Signore fare un'opera. Abbiamo già diversi credenti in quella zona, vogliamo continuare a lavorare perché il nome del Signore venga glorificato. Alleluia. Desidero servire il Signore. Dio mi ha posto ormai da 21 anni in queste zone del Salernitano e mi sento sempre particolarmente stimolato di predicare Cristo in queste contrade. E ormai qui sono nati anche i miei figli, quindi ho una buona parte del mio cuore nella provincia di Salerno. È una sfida per me questa grande provincia, come lo è per voi, una grande sfida, cioè quella di raggiungere più anime possibili con la grazia di Dio, con la parola di Cristo, il Salvatore del mondo. Viviamo in un mondo di tenebre, il Signore ci ha consegnato la luce e noi non vogliamo nasconderla, non vogliamo porla sotto il letto, non vogliamo porla sotto il moggio, non vogliamo spegnerla, ma vogliamo metterla sul candelabro affinché faccia luce a tutti quelli che sono in casa, e anche quelli che vengono in casa possono vedere il chiarore della verità di Cristo Gesù, benedetto in eterno. A Dio la gloria. Vi chiedo di pregare il Signore per me, lo avete fatto, continuate a farlo affinché l'unzione di Dio, come veniva sottolineato, possa essere su di noi. In una mia meditazione quotidiana, in una mia riflessione qualche mattina fa, qualche giorno fa, mi è venuto dinanzi un testo in Geremia capitolo 6 verso 16. Avevo meditato questo passo, poi fino a questa mattina ero in difficoltà per comprendere cosa predicare. Ho meditato, cercato, ho fatto altro per un po', poi a un certo punto mi sono detto: ma io avevo quel messaggio, quel pensiero, e sono ritornato su questo testo e Dio mi ha confortato, Dio mi ha confermato, e credo che sia il messaggio di Dio per noi questa mattina. Alleluia, gloria al Signore. Dio sia lodato. Così dice il Signore: fermatevi sulle vie e guardate, domandate quale siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli risposero: non ci incammineremo per essa. Amen. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Geremia, una piccola nota riguardante il contesto. Geremia è stato un profeta che ha predicato in un tempo molto difficile. La sua predicazione purtroppo non raggiungeva il cuore, veniva respinta, veniva rifiutata. È come se il cuore dei destinatari fosse un cuore di gomma. La parola rimbalzava in quel cuore, come se fosse stato un cuore di pietra. Per questa ragione Geremia ha avuto addirittura persecuzione, difficoltà, volevano metterlo a morte. È stato considerato il profeta del pianto. E il pianto perché la parola del Signore non veniva ascoltata, non veniva seguita, non veniva ricevuta. Ma forse l'idea che abbiamo di Geremia è di un profeta debole, di un profeta forse anche intimorito. Nulla di questo, anzi, è uno tra i profeti più coraggiosi che vi siano stati. Sfidato la morte senza timore, pur di predicare tutto il consiglio di Dio, tutta la parola che Dio gli aveva assegnata.
chiamandolo al ministerio, Dio gli ha detto due cose doveva fare: quello di svegliere e di demolire, quello di edificare e costruire. E questo è il messaggio che noi abbiamo ancora oggi e che vogliamo predicare in tutta integrità, che vogliamo partecipare agli altri con fedeltà, in modo onesto e sincero. E questa parola avrà sicuramente un effetto duplice, ancora oggi, quello di demolire e svegliere, ma anche quello di edificare e costruire. Gloria al Signore. Non dobbiamo avere timore di svegliere e demolire se abbiamo un progetto di costruire qualche cosa di migliore. Alleluia. Il fratello ci parlava di una casa scoperchiata, di un tetto rimosso probabilmente. Io mi auguro che non sia stato un uragano, ma che sia stata la progettazione per un buon tetto sano per protezione della casa. E questo giustifica e anche stimola quella demolizione per una buona e nuova costruzione. E la parola di Dio ci dà questa possibilità. Questa sera, questa mattina, questo giorno voglio parlarvi della mappa divina. Tutti sapete che cos'è una mappa, tutti sapete che cos'è una cartina. Oggi ne abbiamo di sofisticatissime. Le vostre macchine, non la mia, ma molte delle vostre macchine forse ne hanno anche il navigatore, e avete la possibilità di vedere le direzioni con grande facilità. Io ho trovato qualche difficoltà questa mattina, ma grazie al Signore per le indicazioni che ho ricevuto. Ora, questa mattina io voglio parlarvi della mappa divina, della mappa divina. Il testo ci invita a pensare ad una via. Fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Ma il popolo di Israele, la generazione contemporanea a Geremia, disse: no, noi non ci incammineremo per essa. Mi auguro che di tutt'altra intenzione siamo noi che ascoltiamo questa parola. Vogliamo dire sì, noi ci incammineremo per questa via, per questa strada, quella che è la tua parola, la mappa divina ci indicherà. Questa è la mappa divina. Ancora oggi, e lo rimarrà per sempre, la Bibbia, la Sacra Scrittura, questo insieme di libri, 66 libri ispirati da Dio, dico 66 libri, questa Bibbia è la divina mappa per ogni essere umano sul globo terrestre. Non è solo per la cultura occidentale, ma per ogni individuo sulla faccia della terra. Questa parola è e rimarrà la mappa divina se l'uomo vuole essere salvato. Dio ha dato un solo nome per mezzo del quale possiamo essere salvati, e questo nome è il nome di Gesù Cristo. Non c'è altro nome, non c'è altro salvatore. È l'unico Dio, l'Iddio vivente e vero, l'Iddio creatore del cielo e della terra, e il Padre del nostro Salvatore, Cristo Gesù. Tanti vantano profeti, leader, capi spirituali, uomini e filosofie, ma uno solo ha lasciato la sua tomba vuota e dopo il terzo giorno è risorto, e costui è il nostro Salvatore, Gesù Cristo, Dio benedetto in eterno. La mappa divina. La gente perde la rotta, la gente perde la strada, la gente è in un labirinto. La gente è disorientata. Gesù, guardando la sua generazione, vide che erano come tante pecore, senza pastore, disorientate, smarrite. L'uomo è come una pecora, e la pecora non ha senso di orientamento.
La pecora non ha capacità di orientarsi, è uno degli animali che ha assoluto bisogno del pastore. Come la vite ha assolutamente bisogno di un vignaiuolo, è un albero che non può vivere da sola, se no muore, si rovina, non porta buon frutto. Così la pecora è un animale che ha bisogno, dipende assolutamente dall'uomo. Così noi siamo gregge di Dio, abbiamo bisogno indispensabile e assoluto di Dio. Siete d'accordo? Come vigna noi abbiamo bisogno che il viticoltore venga, ci poti, ci curi, ci assista, solo così possiamo portare frutto alla gloria del Signore. Abbiamo bisogno di Dio, abbiamo assoluto bisogno della sua guida, altrimenti sei come una nave alla deriva, senza bussola, non vedi la stella polare, non hai carte nautiche, sei smarrito. Sei confuso, non sai dove andare, non sai da dove vieni, non sai dove vai, non sai dove sei. Hai bisogno della mappa di Dio e questa parola è la mappa. Gloria al Signore. La prima cosa che voglio considerare con voi è questa. La Bibbia ci dice dove sei. Dove sei? Fermati sulle vie, guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, e la prima domanda che Dio vuole che tu ti ponga e che io mi ponga è questa: dove sono? Dove sono? Avete visto in tante città, centri storici, centri turistici, nelle stazioni ferroviarie, in tante occasioni, forse anche in centri commerciali o altre cose simili, delle cartine con una grande freccia, e quella freccia ti dice una cosa: tu sei qui. Se tu non hai quella freccia, se tu non capisci dove sei, non potrai mai sapere da dove sei venuto e dove stai andando. L'uomo è confuso ed è smarrito, sta tentando in mille modi di mettere orientamento alla propria vita, alla propria società, alle proprie nazioni, ai propri governi, ma in realtà manca all'uomo questa freccia che gli indichi chiaramente: tu sei qui, tu sei qui. Abbiamo bisogno di sapere, e senza presunzione, ma per la gloria di Dio noi diciamo che la Bibbia può dirti chiaramente dove tu sei. Questa parola ha la freccia per dirti: tu sei qui. Tu sei qui. E la prima cosa che possiamo considerare, tu sei qui, è questa: l'uomo è qui, moralmente e spiritualmente. La Bibbia ti dice dove è l'uomo moralmente e spiritualmente. E la prima cosa che ci dice il Signore riguardo alla morale e alla spiritualità dell'uomo è questa: una freccia ti indica che l'uomo è nel peccato. Come ti permetti? Potrà dire qualcuno. Non lo diciamo noi, lo dice la Sacra Scrittura. La mappa divina, questa cartina geografica spirituale, per intenderci, ci dice che tutti gli uomini sono dei peccatori e privi della gloria di Dio. Non c'è nessun giusto, sancisce la Sacra Scrittura, nessun giusto, dice Romani al capitolo 3. Nessuno che pratichi la giustizia. E le parole importanti di questo capitolo 3 riguardanti l'universalità del peccato, le parole fondamentali sono: tutti e nessuno. Tutti sono peccatori, nessuno è giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono corrotti,
non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Avete compreso? Le parole chiavi di questo verso sono le parole tutti e nessuno. Tutti e nessuno. E questa parola ti indica dov'è l'uomo. Tu sei qui. I primi tre capitoli di Romani, tutti e tre, danno la freccia. Tu sei qui. Se voi considerate, nel primo capitolo Paolo parla dei peccati dei pagani. Poi nel capitolo 2 parla dei peccati, del peccato del popolo giudeo. E nel capitolo 3 ci parla dell'universalità del peccato. Nel primo capitolo lo elenca in un modo straordinario la condizione della società. E infatti dice: l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Benché tutto è manifesto in loro, anche la creazione parla di Dio, benché tutto questo è chiaro, rinnegano Dio, non ricercano Dio, non glorificano Dio. Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami fino a commettere ogni sorta di immoralità, compreso l'omosessualità e compreso altre indecenti cose che non è lecito dire: ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, frode, invidia, inganni, calunnie, maldicenza, abominevoli, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, senza affetti naturali, spietati. Viviamo noi in una società così corrotta? Che dite? Tu sei qui. Sì, mi rendo conto in quale società vivo. Mi rendo conto cosa siamo. Poco tempo fa un figlio uccide padre e madre. Poi sentiamo che madri uccidono i propri figli, che buttano nell'immondizia il bimbo appena nato. Dove è finita l'umanità? Sentiamo la pornografia, cosa, come va avanti, sentiamo quanta bruttura c'è, sentiamo come i bambini vengono violentati, vediamo come la gente è impazzita, come le famiglie sono rovinate. Questo è il mondo, tu sei qui. Questo è il mondo. Fratelli, fermiamoci, guardiamo, chiediamo dove sono i sentieri antichi, dov'è la via maestra, dov'è la via? E il Signore è pronto a darci le indicazioni esatte. Tu sei qui. Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Ricordate la storia. Aveva peccato Davide gravemente. La scrittura ce lo dice in modo chiaro, ma lui non si rese conto, aveva una forma di anestesia spirituale, si era anestetizzato, o meglio, aveva avuto un torpore spirituale. È come se le circostanze della vita, gli impegni della vita, gli impegni del regno avessero fatto una forma di copertura alla sua coscienza. Aveva un torpore spirituale da non comprendere la situazione, lo stato in cui egli era. Era confuso ed era accecato. Tutto andava bene, ho sistemato tutto. Sono stato con quella donna, ho fatto uccidere il marito, me la sono presa, ho fatto questo, quell'altro, ormai tutto è chiaro, sono riuscito splendidamente a sistemare le cose. Ma le cose arriveranno presto al pettine, presto tutto arriverà a galla, e colui che vede le più piccole cose del nostro cuore e conta i capelli del nostro capo disse chiaramente a Nathan: vai da quell'uomo e parlagli così. E il profeta andò da Davide e gli disse: sai, è successo un inconveniente nel tuo regno. Un uomo ricco aveva tante pecore, ha avuto un giorno visita a casa sua un amico, e in quella sua città, in quel suo villaggio c'era un povero uomo, aveva solo una piccola pecorella. E questo uomo ricco pensa alla follia: al posto di uccidere una pecorella del suo gregge infinito, è andato a prendere quell'unica pecorella
che quell'uomo aveva e che teneva come una figlia sulle sue ginocchia. All'udire questo, Davide andò su tutte le furie e disse: quell'uomo ricco che ha fatto una cosa simile merita la morte. Pagherà 4 volte per quello che ha fatto. Quell'uomo sei tu. Ecco la freccia, tu sei qui. E noi vogliamo che la parola di Dio illumini i cuori e faccia comprendere dove siamo. La parola di Dio, la Sacra Scrittura, può farti capire dove sei, dove è la Chiesa, dove sta andando la Chiesa. Tu sei qui. Il figlio il prodigo, nella sua folle corsa lontano dalla casa del padre, giunse un giorno senza soldi, senza amici, nella condizione morale, spirituale e fisica più degradata che vi sia. Ma lì ebbe una illuminazione. Disse: io qui muoio di fame. Devo tornare a casa del padre. Tu sei qui. Ecco la freccia. Tu sei qui. Fermatevi. Vedete, domandate, chiedete qual è il sentiero antico e poi, quando avrete avuto conoscenza, incamminatevi per quella strada. O lo fai o sei perso. Dio ci dia grazia oggi di predicare la sana dottrina. Tu sei qui nel peccato, ma non solo. Questa freccia e questa cartina ci dice: tu sei qui dottrinalmente, non solo moralmente e spiritualmente, dottrinalmente. La Bibbia ci esorta: non andiate, capitolo 4, 14 degli Efesini, non andate qui e lì, qua e là, sbattuti da diverse dottrine. Qua e là, ci dà l'idea chiara di uno sbandamento, di chi non ha gli argini, di chi non ha le direttive, di chi non ha la mappa. Qua e là, va bene questo e va bene quest'altro. No, fratelli, nell'amore del Signore, questo relativismo non può essere tollerato. La Bibbia è sì e sì, no e no. La Scrittura ha sempre parlato con netti contrasti: o è bianco e nero, o è luce, o è tenebre, o sono idoli, o è l'Iddio vivente e vero. Perché chi non è con me è contro di me. O così, o così. Non c'è altra soluzione. Il bivio davanti non è a 4, a 6, a 8 strade, è a 2 strade: o la vita o la morte, o la maledizione o la benedizione, o il mammona o l'Iddio vivente, o il mondo Dio, e noi siamo per Cristo. La sana dottrina, tu sei qui, hai bisogno di orientarti. La Scrittura dice: mi raccomando che non insegnino dottrina diversa. E poi esorta: ogni cosa contraria alla sana dottrina sia respinta. Piuttosto tu sii nutrito, dice 1 Timoteo 4,6, nutrito della sana dottrina. Noi abbiamo oggi più che mai bisogno di dottrina, non la dottrina sterile, arida, l'indottrinamento sterile e arido, ma il puro latte della parola. Gloria al Signore, tu sei qui. Per questo è importante oggi dire alla Chiesa, ai credenti, a ognuno di noi: fermatevi, guardate, vedete, chiedete il sentiero antico. Stiamo incamminandoci su questo? Se non abbiamo il coraggio di ritornare sui nostri passi, facciamo le giuste scelte. La Bibbia, questa mappa divina, ci insegna anche da dove veniamo. Da dove veniamo? È importante, fratelli, la dottrina. Amen. Signore, aiutaci a comprendere le cose per fare bene la tua volontà e la parola di Dio. La Bibbia ci insegna non solo dove sei, ma da dove vieni. Da dove vieni? Tu sei qui. Quando tu hai capito dove sei, capisci anche da dove vieni. Gloria al Signore. Non possiamo dimenticare le nostre origini. Come Chiesa non possiamo dimenticare le nostre origini, la nostra storia.
E Dio si è ringraziato per la nostra storia pentecostale. Dio si è ringraziato per i nostri padri che ci hanno preceduto. Non dimentichiamo da dove siamo venuti. Non dimentichiamo quanti sono morti a causa del Vangelo. Noi siamo qui per, e godiamo la vita, godiamo benessere, godiamo locali di culto, ma persone credenti sono morti per la fede. Sono stati perseguitati. In queste contrade c'è gente che è stata presa a pietrate, a offese per amore del Vangelo, che sono stati bistrattati, emarginati. Nelle nostre zone, ancora adesso, sottovoce, una volta lo si diceva ad alta voce, ecco i Maometto, ci chiamavano i Maometto, non so perché, giusto perché eravamo diversi. E le nostre sorelle, nei primi tempi del Novecento, quando andavano in chiesa, venivano prese a pietrate, camminavano per chilometri nel buio cantando i cantici al Signore, e quando si avvicinavano in certe borgate venivano offese, prese a pietrate. Ma Dio si è ringraziato per la loro fedeltà. Dio si è ringraziato per questa testimonianza. La Bibbia ci insegna da dove veniamo. Siamo qui perché altri hanno lavorato spargendo il sangue per noi. C'è gente che è morta sul rogo. Lutero diceva: non mi sono reso conto che sono un ussita anch'io. Pietro Ussa, Praga, se non vado errato, c'è la sua statua in ricordo della sua sofferenza. È morto sul rogo perché predicava certe realtà bibliche ed evangeliche. Ma andando indietro ancora, quanti altri hanno sofferto a causa del Vangelo? Ci ricordiamo dei Valdesi. Ci ricordiamo di quanti nostri fratelli nel periodo fascista sono stati perseguitati. Dio si è ringraziato per loro, per la loro bella testimonianza. Gloria al Signore. Ricordiamoci di quelli che ci hanno preceduto. Il capitolo 11 degli Ebrei ne fa un lungo elenco. Da Abele, il giusto Abele, fino a persone non nominate, di cui il mondo non era degno, e che hanno vissuto e camminato per fede, salutando da lontano promesse che non avevano realizzato. Eppure per quelle promesse che non avevano ancora realizzato, sono morti senza temere, senza tirarsi indietro. Hanno avuto ruberia dei loro beni, hanno avuto case incendiate, figli rubati, sono andati per le spelonche della terra come pellegrini e forestieri. Perché? Perché erano uomini di fede, quella che vive anche nel tuo cuore. È di conforto sapere quello che è stato per noi nel passato, è di conforto per noi quello che abbiamo anche sperimentato. Questa mappa divina ci dice quello che è stato prima di noi, e questo è di conforto. In Romani capitolo 15 dice: queste cose sono state scritte per il vostro ammaestramento. E al capitolo 16, se non vado errato, di Matteo, Gesù, parlando ai discepoli che si preoccupavano del pane che mancava sulla barca, disse: ma non vi ricordate dei 5.000 che sono stati sfamati e poi dei 4.000 anche che sono stati sfamati? Se io vi parlo del lievito, non vi sto dicendo che manca il pane, vi sto dicendo che ci sono dei problemi spirituali di cui voi dovete fare attenzione. Ricordatevi dei 5.000 pani. Le cose del passato ci aiutano ad andare avanti nella fede oggi. Amen. Gloria al Signore. Ma questa cartina ci dice anche di guardare al passato per evitare gli stessi errori di ieri, affinché non cadiamo negli stessi eccessi di dissolutezza. Non solo devi capire dove sei, devi guardarti indietro, e nella scrittura tu lo puoi fare, perché la mappa divina, non solo puoi trovare incoraggiamento, esempi di fede, incoraggiamenti per andare avanti, ma puoi trovare anche le raccomandazioni per non commettere gli errori che hanno fatto gli altri. Tutto l'Ecclesiaste sembra in sintesi concludersi con questo: io ho sperimentato tutto, non commettete il folle errore di fare gli stessi miei errori.
ho sperimentato il piacere del denaro, delle possessioni, delle donne, del vino, di tutto e di più. Ho sperimentato tutto, ma vi chiedo, non commettete lo stesso mio errore. La vita è breve, la clessidra è brevissima, i granelli sono pochi, forse sono gli ultimi che stai vivendo. Adesso è importante che tu vivi temendo il Dio. Gesù disse in Luca capitolo 17, il verso 32, ricordatevi della moglie di Lot. Non solo devi sapere dove sei, ma devi ricordarti attraverso la Bibbia le cose passate per non cadere negli stessi errori. Vi ricordate della moglie di Lot? Qualcuno dice che Lot aveva l'ipertensione perché a forza di stare con quella moglie salata. Fratelli e sorelle, perché divenne una statua di sale? Perché il suo cuore era rimasto a Sodoma. Si era spostata geograficamente da Sodoma. La parola di Dio vi dice non ti guardare indietro, non guardare indietro. Ma lei guardò lì, perché lì c'era il suo cuore. E dove c'è il tuo cuore, lì c'è anche, dove c'è il tuo tesoro, c'è anche il tuo cuore. Dio ci aiuti a guardare da dove veniamo, guardare nella mappa della scrittura indietro per non copiare gli stessi errori, per non seguire le stesse orme sbagliate, ma piuttosto seguire i sani insegnamenti. Sto concludendo, perdonatemi se sono stato lungo. La Bibbia ci dice anche una terza cosa: dove stai andando? Tu sei qui, hai le idee chiare adesso. Sei un peccatore privo della gloria di Dio. Sei bisognoso della salvezza. O adesso hai bisogno di sapere dove stai andando. E la Bibbia ce lo dice. Se sei un credente, se sei già salvato, tu sei qui in Cristo e tu stai andando verso la via della santificazione. È vero o no, fratelli e sorelle? Fermatevi. Guardatevi, chiedete, domandate il sentiero antico. Il sentiero antico è la via della santificazione, perché nessuno può andare al Padre se non è santificato. Senza la santificazione nessuno vedrà Dio. E questo ci dice che la santificazione è la via obbligata per arrivare al cielo. È vero? È la via obbligata. E la santificazione cos'è? Che il processo di separazione dal male. La scrittura è chiara a questo proposito. La Bibbia dice: non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati per il rinnovamento della vostra mente ad immagine di Dio. Se voi vi staccate dal mondo, dovete inevitabilmente avvicinarvi a Dio. Non c'è intermezzo. Dobbiamo svuotarci, ma dobbiamo preoccuparci subito di riempire, perché se una casa rimane vuota, pulita e non è riempita, il vecchio spirito che l'ha lasciata ritornerà e, trovandola pulita e vuota, chiamerà altri sette spiriti e la condizione seconda sarà peggiore della prima. Questo significa che se il credente è lavato con il sangue di Gesù, se il credente è come una casa pulita, svuotata dal vecchio proprietario, dal vecchio spirito, dal vecchio mondo, dai vecchi piaceri, dai vecchi vizi, se questa casa è pulita e vuota, deve essere riempita, deve essere occupata. E da chi vogliamo farla occupare se non da Cristo Gesù, il Signore? Amen. Santifichiamoci dunque. Tu stai andando verso la santificazione. Gloria al Signore. Tu, se sei un peccatore, se non hai ancora avuto la salvezza, tu sei qui nel peccato, la Bibbia ti dice, questa divina mappa, vai al Golgota, vai alla croce, vai a Cristo. Oh, grazie per il Golgota, grazie per Cristo. Non ad un uomo, non ad un santo,
non attraverso pellegrinaggi, non attraverso astinenze, penitenze, ma semplicemente con la fede in Cristo Gesù. Vai al Golgota, vai alla croce, vai al Calvario, vai a Cristo Gesù che è morto per te sulla croce e credi in Lui, ricevi Lui, segui Lui e avrai vita eterna. Alleluia. E infine, dove stiamo andando? Fermati sulle tue vie, guardate, domandate quali sono i sentieri antichi e dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. In Ebrei capitolo 13, il verso 13 è detto: perché noi non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Noi qui non abbiamo una città stabile, noi cerchiamo quella futura. Gloria al Signore. Abramo aspettava la città che ha le vera fondamenta e il cui architetto e costruttore è Dio. Tutti costoro sono morti nella fede, senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e le hanno salutate da lontano, confessando che erano forestieri e pellegrini sulla terra. Difatti, chi dice così, chi dice di essere un pellegrino e un forestiero, dimostra di cercare una paria e dimostra che non l'ha trovata sulla terra. E se avessero avuto a cuore la patria da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo per ritornarci, ma ora ne desiderano una migliore, alleluia, quella celeste. Perciò Dio, per il loro desiderio, per la loro brama per il cielo, non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, perché ha preparato loro una città. Alleluia! Ha preparato per te una città. Gloria al Signore. Tu sei qui e stai andando verso là, verso la città, la vera città, verso la Gerusalemme celeste, dove Cristo Gesù è sul trono e ci aspetta a braccia aperte. Gloria al Signore. Ci vogliamo arrivare? E allora fermiamoci, guardiamo, chiediamo, torniamo a camminare sul sentiero antico e non diciamo come i contemporanei di Gesù, di Geremia: noi non ci incammineremo per essa, ma piuttosto: sì Signore, io voglio fare la tua volontà. Come avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così continuate a camminare per la stessa via. Il Signore ci benedica. Inchiniamo i nostri capi. Alleluia. Grazie Padre, ti diamo lode e gloria, caro Padre Celeste, per la tua parola. Ti chiedo questa mattina di operare un miracolo in ciascuno di noi, affinché la luce dell'Evangelo possa farci capire chiaramente dove siamo, moralmente, spiritualmente, dottrinalmente. Che la tua parola ci indichi il passato per imitare quei begli esempi di fede e evitare gli errori delle passate generazioni ribelle. Ma Signore, aiutaci soprattutto a vedere la strada che ci sta dinanzi, per perseguirla con zelo e fedeltà, per porre i nostri piedi sulle orme che tu hai lasciato. Aiutaci, Signore, ad essere santificati, a servirti con fedeltà, per raggiungere la città che tu hai preparato per tutti quelli che ti amano. In Gesù te lo chiediamo, il benedetto in eterno. Amen.